Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio accanto alla cella numero 1 di Padre Pio e stiamo facendo un piccolo percorso, quello che fate voi quotidianamente per visitare tutti i luoghi di Padre Pio. Ci avviciniamo, ecco, tra la clausura, quindi questo luogo oggi non accessibile ai pellegrini, ma ecco, giusto per farvi capire qual era la distanza dietro questa porta alla cella numero 5, e questa era la stanza, ovvero la camerata, una delle due camerate dei piccoli fratini, ovvero i piccoli studenti, i ragazzi che erano qui in seminario, un seminario che è stato presente in questo convento, come ci ricorda questa targa, fino al 1932, dal 1909. Padre Pio, quando giunse qui a San Giovanni Rotondo, era il direttore di questi piccoli fratini. Ecco, questa era la prima camerata e qui abbiamo la seconda camerata, quindi c'erano letti qui. Che cosa accadeva in questo luogo? Ce lo racconta Padre Pio ci ruba i figli, e Padre Cristoforo da Ripa Bottoni, che racconta, raccogliendo tutte le testimonianze dei piccoli fratini, raccontano che qui c'erano strani rumori notturni. Io e altri miei compagni di seminario nel convento di San Giovanni Rotondo siamo stati testimoni di quanto accadeva nella cameretta 5, allorché Padre Pio di nottetempo veniva attaccato spietatamente dagli spiriti maligni che gli apparivano visibilmente sotto tetre figure, lo bastonavano a sangue. Spesso noi fratini, racconta, immersi nel sonno, eravamo svegliati di soprassalto da strani rumori di catene, stridori di ferraglie, gridi, gemiti provenienti dalla sua cella, che era poco distante, a quel racconto, dalle due piccole camerate dove riposavamo noi, che presi dallo spavento ci nascondevamo proprio sotto le coperte. Quando durante la notte sorgeva il problema di recarsi ai servizi, quindi andare in bagno, situati in un camerone dirimpetto alla cella, infatti proprio di fronte alla cella numero 5 ci sono, ecco, i servizi, ci sono i bagni comuni, allorché ci prendeva tanta paura. Ci svegliavamo l'un l'altro insieme, trepidanti, andavamo in compagnia ai servizi, nella penombra di una fioca fiammella della piccola lampada d'olio che riscaldava che rischiarava il lungo corridoio. Ecco, Padre Pio era sensibilissimo al nostro stato d'animo, teso per la paura notturna, ci assicurava che il demonio non ci avrebbe mai maltrattati e né avrebbe fatto del male, né si sarebbe fatto visibilmente da noi, ma avrebbe continuato a sfogare la sua rabbia unicamente contro di lui. Anzi, fu proprio Padre Pio, scrive questo fratino, ci rassicurò che non avremmo più sentito alcun rumore durante la notte, e così difatti avvenne. Quando uno di noi, spiritoso, disse proprio a Padre Pio: Padre Pio, io non ho paura del diavolo, lo mandi da me e lo metterò subito in fuga, disse questo piccolo ragazzo. Padre Pio subito si fece serio: tu non sai che cosa dici, se tu vedessi il demonio moriresti di spavento.